Cinque secoli. Sono trascorsi più di 500 anni, ma la curiosità e l'emozione che si sprigionano in questo luogo sono immutate. Qui, in questa basilica che per volere di Ludovico il Moro, il Bramante rese magnifica, quasi nascosta in una modesta parete del refettorio del convento domenicano, ti attende una meraviglia assoluta. Con quali occhi la osserverai? Con quelli del genio che la realizzò? Che volle fissare un solo momento, l'istante preciso in cui i 12 apostoli ascoltano il loro maestro pronunciare le parole «Uno di voi mi tradirà». O quelli dello studente d'arte, incantato dalla tecnica eccezionale, dall'uso della prospettiva e della luce che prolungano l'ambiente reale in quello figurato, dallo sfumato e non finito dei paesaggi, dall'inafferrabile fuggevolezza dell'espressione dei volti, dei gesti. Saranno forse gli occhi del devoto, estasiato dalla rappresentazione dell'episodio dell'ultima cena, così intimamente legata al mistero della fede cristiana? O quelli curiosi di chi ha raccolto le numerose leggende che su quest'opera sono fiorite? Il coltello, il volto femminile, il calice mancante. O forse saranno gli occhi attenti della restauratrice che saprà darle nuova vita, pulendola con infinita pazienza, recuperandone i colori originari. E dello storico dell'arte che potrà commuoversi davanti al cielo crepuscolare nuovamente svelato. Perché quest'opera sublime, grandissima idea, eccezionale rappresentazione dei moti dell'animo su scala monumentale, primo atto dell'arte moderna, non smetterà mai di donare emozioni al mondo intero. Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Siti italiani del patrimonio mondiale UNESCO. Patrimonio dell'Italia. Eredità per il mondo.